in base alle ultime dichiarazioni di un'ora fa del Presidente De Luca, che non sono dichiarazioni ufficiali, ma sono un dialogo che ha rubato durante un colloquio con degli LSU. Ho letto quello che avete letto voi. Sentito quello che avete... ho letto quello che è stato trascritto e ho sentito quello che è stato detto. Che devo commentare? Ci troviamo di fronte a una persona che ha una carica di violenza istituzionale pericolosa, che è fuori controllo, e quelle dichiarazioni hanno solo una valenza che è quella giudiziaria, non altro. Per il resto io continuo a ritenere che il sindaco di Napoli è pronto a cooperare istituzionalmente con tutti, anche con chi esprime quotidianamente rancore, odio, violenza istituzionale, assenza totale di profilo istituzionale. Quindi questa è la nostra posizione, la mia, di tutta la giunta, di tutta l'amministrazione. Là siamo di fronte a dichiarazioni che, se non fossero vere, nel senso, io non mi sono limitato a leggere ciò che è stato trascritto, ho provato ad ascoltare, perché altrimenti sembrerebbe davvero una cosa che, insomma, voglio dire, raramente si vede. Quindi ci troviamo di fronte veramente a una posizione, a una persona che va aiutata probabilmente, perché è fuori controllo.